Tifosi giallorossi, buonasera dallo Stadio Olimpico per questo Roma-Parma, Roma che cerca di tornare alla vittoria, ma soprattutto sentiamo proprio nel sottofondo dello Stadio Olimpico la straordinaria musica del maestro Ennio Morricone, che chiaramente vogliamo ricordare. Vedete anche una maglia speciale dedicata a questo straordinario artista, premio Oscar. Jacoponi ci mette un po', poi serve profondo Cornelius, attenzione a Cornelius che resiste all'interno del rigore, poi Cornelius viene messo giù, va a vedere. Vediamo un po', si sente tutto. È calcio di rigore, attenzione a Kučka, la rincorsa di Kučka, il gol del Parma, che dunque va in vantaggio proprio con Kučka. Alla fine arriva il pallone dalla parte opposta per Spinazzola, che attacca ancora l'aria, poi finito a terra Pellegrini, la sponda di Dzeko per Bruno Peres con Sepe in due tempi, spazio per il cross, poi è costretto a fermarsi, affida il pallone ai piedi di Mkhitaryan, che per un attimo ha pensato addirittura alla conclusione, poi scarica per Lorenzo Pellegrini che cerca la conclusione, il palo, e vabbè, allora non si può, però la Roma anche molto sfortunata. Diawara, vediamo se riesce a trovare un barco. Diawara infila il pallone per Pellegrini, poi largo per Bruno Peres che prova ad arrivare prima di Pezzella, vince il primo contrasto, ancora pallone all'interno della rigore, la conclusione di Mkhitaryan e il gol ancora di Eric Mkhitaryan, una sentenza, ancora lui trova il gol dell'1-1. Il cross di Veretout, palla sul secondo palo e sembrava fatto il gol per Ibañez. Spinazzola uno contro uno, appoggio per Pellegrini, poi indietro per Mkhitaryan, che calcia Mkhitaryan, la parata di Sepe, ancora Mkhitaryan, ora prova a ripartire Mkhitaryan, sempre l'armeno, ancora Mkhitaryan, tocca centralmente per Veretout, gli dà una gran palla, Veretout pensa alla conclusione ed è un grandissimo gol di Jordan Veretout, che ha scaricato dopo l'assist di Mkhitaryan, 2-1 per la Roma. Ma che botta di Veretout, terrificante. Ibañez cerca, trova una grande verticalizzazione per Dzeko che poi allarga benissimo per Spinazzola, possibilità di andare al cross, la mette Spinazzola, arriva Dzeko, poi la conclusione di Villar che ha avuto l'occasione del 3-1. Che opportunità per Villar. Carles Perez, il pallone per Zaniolo, vediamo ancora Zaniolo, in fila molto bene per Villar, Villar che è davanti a Sepe, Villar non va al tiro, poi la parata, incredibile, la Roma non riesce a trovare il gol del 3-1 in maniera incredibile. Attenzione a questa soluzione per Spinazzola che corre velocissimo, si ferma Spinazzola, attende un compagno, la conclusione, c'è anche questa parata, ma non ci credo, con Mancini solo davanti alla porta non è riuscito a trovare il gol del 3-1, finisce anche la partita. La Roma riesce a vincere dopo tre sconfitte consecutive, supera il Parma con tanta sofferenza ma anche con tante occasioni nel finale che la Roma non è riuscita a concretizzare.